Io spendo due parole su cosa ha fatto la BC in questi 20 anni, proprio due. Diciamo che la BC è riuscita, grazie al lavoro di tutti e soprattutto dei nostri membri del comitato scientifico, che a titolo totalmente di volontariato ci sono stati sempre, ci hanno seguito sempre, hanno seguito i cambiamenti dei nostri ragazzi, li hanno assistiti dandogli consigli a noi genitori, abbiamo imparato veramente tanto, non siamo più soli, siamo una grande famiglia e i risultati ci sono, perché i nostri bambini vanno veramente molto bene rispetto a quando la BC è nata e ognuno di noi aveva lavorato un po' in maniera isolata per conto proprio. I cambiamenti ci sono tanti e quindi vuol dire che il lavoro funziona. Io non ho più veramente parole per ringraziare i membri del comitato scientifico, perché sono tutti grandi professionisti che si impegnano da 20 anni a darci non solo supporto ma proprio informazioni, anche sperimentando un po', anche provando cure nuove, anche provando soluzioni nuove. Però la BC ha riscritto una letteratura, perché quando è nata la BC, se ve lo ricordate, le uniche righe che c'erano sui libri di medicina erano terribili, perché si diceva: se vivranno non cammineranno, non parleranno, saranno quasi dei vegetali, vanno sedati perché non stanno mai fermi. Insomma, voglio dire, è cambiata la situazione, ed è grazie all'ottimismo che ci hanno fatto anche, come dire, ci hanno insegnato ad avere i nostri membri del comitato scientifico, perché con l'ottimismo e credere che un risultato possa essere raggiungibile, anche noi genitori ci mettiamo in una posizione di partenza, non d'arrivo, non subiamo la malattia dei nostri figli, ma diventiamo protagonisti, lavorando con loro, con le informazioni che ci danno loro, che ci danno i membri del comitato scientifico. Quindi veramente grazie a tutti. Poi tanto nell'arco di questi 2 giorni ci sarà modo di fermarsi su tanti altri argomenti importanti che vorrei riprendere un attimo in mano con tutti voi. Io darei a questo punto la possibilità ai nostri primi interventi di intervenire, e si parla di Marilena Pedrinazzi, Tognon, la Marianna Spunton dopo, perché credo che gli argomenti toccati oggi saranno veramente importanti per noi famiglie di questa generazione di bambini Cridusha. Non perderei veramente altro tempo passandogli proprio il microfono e le loro competenze. Il programma ce l'avete, quindi più o meno cercheremo di rispettarlo, anche se negli orari mai. E mi raccomando, chiedete, spremiamo le nostre figure operative, perché è un'occasione rara. Quindi se avete dubbi, se avete voglia di sapere di più, fermarsi, prendete appunti, e quando è il momento delle domande buttatevi. Buon lavoro a tutti e buona permanenza. Ciao.